Vedete, Sea of Thieves Anniversary Update è arrivato dopo un anno. Andiamo a dire che cos'è questa update, andiamo a dire cosa andremo a vedere, così per informare un po' il gentile pubblico. Tanto salutone a tutti. La storia Tall Tales, Shores of Gold, una cosa del genere. Insomma, una nuova storia segreta, piena di segreti, piena di enigmi da scoprire. Avete presente quell'update, no, di Merrick del Megalodonte? Ecco, una storia così, da seguire gli indizi e capire dove ci porta. È una storia che andremo a vivere questa sera. Questa sera proveremo sia l'arena, ovviamente, sia la nuova storia segreta del gioco, a vedere un po' dove ci conduce. Mi chiamavano manovra rischiosa. Oddio, ho visto uno scheletro verde per un secondo, poi è sparito. Sì, ma... ci sono tre simpatiche scimmie. Buonasera, signorina. E da qui inizierà la nostra avventura di Capitan Jack Cave e della sua incredibile ciurma questa sera, in questa nuova fantastica modalità. Ok, per iniziare l'avventura... permesso. La Shroud Breaker. Oddio, è tipo una statua azteca. Bellissimo. Un personaggio misterioso conosce un modo per raggiungere una terra piena di ricchezze e di avventure. Votiamo per questa fantastica storia, vai. Ma che cos'è, una statuetta maya? La Shroud Breaker... siamo una statuetta maya. Personaggio misterioso. Few pirates have even heard of the shores of gold, okay. Let alone seen them with their own eyes. Mio Dio. Ho capito, bello. Sto ascoltando il signore qua. Deadly traps that you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the devil. Mi piace sta roba, finalmente. Mio Dio, il libro di quella di giù. È un libro unico, ragazzi, ma ce l'abbiamo tutti. Ho fatto le fotocopie. Oddio. Ebeli. Sì. Take the journal and use it to find the wreck of the magpie's wing. It holds clues to the shroud breaker's whereabouts. And I'll set you on your way to the shores. Ah, praticamente ho capito, cava, per raggiungere questo territorio leggendario. Non farti ingannare, solo i pirati più forti e coraggiosi riusciranno a tornare indietro vivi. Per raggiungere questo coso leggendario, grazie, attraverso la nebbia delle Devastated Tower, capito? Scusa, ero distratto. Per raggiungere questo tesoro che devo... storia assurda ricevuta. Allora, perdonami, non ho seguito un cazzo. Cos'è che ha detto qui? Per raggiungere questa qua, la Shroudbreaker, che poi devi portare a lui, devi... fammi leggere il libro, magari. Diario del grande pirata. Viaggio per la Shroudbreaker. Non è stata in mare. E come si svolta pagina? Si può? N.A. Che figata è, ma finalmente! Questo volevo vederlo dal day one, sta cazzo di roba! Va bene, no, anche un anno dopo mi va bene! Anche un anno dopo mi va bene! Leggiamo! Come si torna indietro? Come si torna indietro? Con la Q. Inseguendo le leggende, un altro viaggio, un altro diario. Le Shores of Gold. Ah, è un'isola piena d'oro. Un grande segreto, un'isola di tesori, inghiottita dal Devil's Shroud. Il Devil's Shroud cos'è? È tipo una zona di mare? È la zona dove ci stanno i vulcani. Ah, una zona di merda, quella zona bruttissima. Una pista. Gli antichi riuscivano a raggiungere nuove isole attraverso le nebbie. Separa il velo. Pathfinder. Non è uno di Apex, Pathfinder? Vabbè. Wayfarer. Shroud Breaker. Ma cos'è una... cos'è? Cosa vuol dire? Se Shroud significa nebbia, Shroud Breaker... sì, no, ho capito. No, fin qua ho capito. La traduzione lo so, cioè, devi trovare la via. Sì, esatto. Però sembra una... sembra un indovinello. È un indovinello. Silenzio, non mi spoilerate perché vi giuro, vi banno. Leggi qui. No, leggi tutto. Un attimo. Potrebbe esserci altro da trovare nelle Ancient Isles. Inizieremo là. Ok, quindi si inizia nelle isole antiche. Manufatti degli antichi, trovati dopo giorni a passare le isole al setaccio. Forziere molto vecchio, come nuovo. Totem all'interno, totem di animale. Ma che cosa, come scrive questo? Mi scusi. Più di una statua, una chiave. Ok, allora, fatemi capire. Allora, quanto ho capito bisogna iniziare dalle Ancient Isles. Sì, cominciamo dall'esintaso. Iniziamo dalla pagina 1. La pagina
una pista. Da pagina 2, una pista. Deve mandare alle Ancient Isles, alle isole antiche. Inizieremo da lì. Su confinanti deve essere perché deve stare a Nibiru. Giusto. Quindi ragazzi, andiamo! Triglie armate! La perla genovese è pronta? Guardate che bella che è. Con la vista del sole. Molto antisgamo. No, vabbè, si confonde col mare. Iniziamo da lì. Si confonde col mare. Il nostro viaggio inizia dalle isole antiche, ragazzi. Ancient Isles. Ragazzi, occhio! Merda, ma questi pescano, ci andiamo a schiantare, andate a riparare. Andate a riparare, grazie. Cristo. Proviamo a pescare un po', che io non ci ho mai provato. Sì, provava il movimento, i pesci vanno in conto lo scafo. Voglio provare come si fa, allora col tasto sinistro. E poi così si tira su veloce col tasto destro. Se va troppo lontano non va bene, se va troppo vicino alla nave. Oh, c'è un pesce, oh, e va veloce quanto la... Allora, ha preso! Ma stronzo! Merda, ma scagato. Comunque è carina la pesca. Io voglio il pesce. Detta così non è che... Non è molto bello. 2000 years later. L'ho preso. Dai, ma sono l'unico scemo che non ha ancora preso un pesce. L'ho preso. Beh, diciamo che Kava è un grande capitano, ma un pessimo pescatore. Ma com'è possibile che sia l'unico pirla? Chi è? Da me sta al goso. Al goso? Sì, ce l'ho io. E Kava no. Ma fanculo. Aspetta, che forse ce l'ho anche il mio primo pesce. Quanto tempo lo devo cucinare? Sì, ce l'ho! L'ho preso! Il mio primo pesce è una merda incredibile! Cos'è sta roba? Codaletta indaco! Ottimo, che figata! Guardate qui, Capitan Giacava! Guarda il mio pesce, Fede! Fede, guarda il mio pesce! Chi è che vuole toccare il mio pesce? Chi è questo? Tocca il mio pesce, annusalo. Guarda un po' il mio pesce. Piace il mio pesce. No, dai, che stronzo! Il mio pesce! Oh, io non lo cucino, ragazzi. Non lo cucino né lo consegno alla compagnia che lo vuole. Lo chiamerò Jimmy. Jimmy il pesce. Anche se sei nella sezione cibo, ti voglio bene, Jimmy. Non aver paura. Devil's Ridge. Dove molto probabilmente la nostra avventura continuerà. L'isola di cui parla questo libro nelle Ancient è sicuramente Devil's Ridge. Al suo interno troveremo degli indizi per poter continuare ad andare avanti e trovare altri indizi per poi trovare infine la Shores of Gold, l'isola dei con i tesori. Eccola lì, ragazzi, la Devil's Ridge. Non abbiamo sentito. Mi mangio un sigarino io. Stronzo! Preso. Se i miei calcoli pirateschi sono esatti, questa è l'isola giusta, no? L'isola dove ci sono i maiali. Lei che dice? L'isola di Burcelle. Ragazzi, bisogna trovare sti disegni, ve lo dico io. Sto disegno di pagina 2 è sta statua di è un totem. Porto dentro la caverna la cosa, dentro scusa. Venite con me però, Kava, vieni qua. Tararatata. Guarda che carini, una banda di malfamati pirati che saltellano per un'isola e raccolgono manghi e frutta. Ok. C'è un ingresso stronzissimo qua. Dove? C'è una trappola qui, c'è una trappola scattata. Che strano posto, oh ragazzi, guarda aspetta, qua. Fidi, fonda tu. Qua c'è il nostro cinghiale. Qua. Guarda che c'è il logo, c'è il logo che c'è nel libro. Ma guarda qua dove sto io, ci sta il testo. C'è il logo del libro. Fatemi un po' di luce.
totem di animali. L'isola è questa, ma non abbiamo ancora trovato gli indizi. Bisogna. Ci manca. Apposta, cava, io prima stavo insistendo per fare. Aspetta, c'è un libro, un libro, un libro! Dove? Qua, qua, qua! Dentro, dentro la caverna. Gli originali, le tribù perdute, gli antichi, in qualsiasi modo tu voglia chiamarli, hanno vissuto qui nei mari che stiamo navigando. Puoi trovare ovunque i segni della loro civiltà, anche sulle isole che una volta erano nascoste dal Devil's Shroud. Hanno costruito templi, altari, luoghi importanti per loro. Non potevano semplicemente prendere tutto e andarsene non appena tornava la nebbia. Devo controllare alcuni dei vecchi appunti nascosti a Thieves' Haven, il nostro primo nascondiglio. Che nostalgia. Questo libro dice di andare a Thieves' Haven. Anche ah, perché raga, ho capito il collegamento col cinghiale, perché il cinghiale ti dice che l'isola è questa. Ho capito, ma cosa allora tutta questa cosa del totem di animale che è una chiave più di una statua? Il totem di animale ti indica la come si chiama, l'isola, penso. Fuori quel libro lì che abbiamo letto ha la stessa copertina del libro che abbiamo in mano, quindi un capitolo sempre di questo qui. Ah, ok. Ma c'è anche la possibilità che magari in tutte le isole di questa zona, siccome qua lui dice lui stesso di che bisogna andare a esplorare le Ancient, in tutte le isole di questa zona delle Ancient ci siano dei piccoli capitoli che ti indirizzano una certa isola. Finché non fai il giro delle oche trovi l'isola giusta. Di fatto finora sappiamo che ci sono delle statue totem che sono delle chiavi e che in quest'isola c'è scritto che ha degli appunti nascosti a Thieves' Haven, quindi direi di andare lì, non avendo trovato altro. Andiamo, va. Andiamo. Pescato bambiglione. Sto facendo due frame. Che cosa aiutatemi. Allora ragazzi, dovrebbe esserci un nascondiglio segreto di questo che ha scritto il diario da qualche parte qui, con anche un capitolo del libro. Cercate qualcosa che possa far venire in mente un rifugio. C'è scritto qua che la Burning Blade deve cercarli, no? Vai ragazzi, che in 4 ce la facciamo a trovare una pagina di diario. In teoria è vicino. Tra l'altro è vicino anche del fuoco. Ce lo mettono sempre vicino a un falò, un accampamento. 12 o'clock midnight. Sì, dove? No, bravo! Dove? Dov'è? Che cazzo era quel libro di merda? Guarda dove stava. Dove ero io? Era nella cassa. Esiste, la prova è in uno dei luoghi più oscuri. Ramsey non vuole che io dica scriva dove, ma la reliquia esiste davvero. Ramsey. Da quanto posso capire, hanno usato il manufatto come un faro per proteggere le case, i luoghi di culto dagli effetti dello Shroud. Per alcuni periodi veniva riportato in una cripta per recuperare i suoi poteri. Quando ne ho parlato a Ramsey mi ha risposto: ah, quindi rompe il velo dello Shroud, è uno Shroud Breaker. Sembra averlo ispirato. Stiamo andando all'avamposto Plunder per ordine di Ramsey. Dovremmo incontrare un uomo a proposito di una mappa. Vai, avamposto Plunder. Dovremmo incontrare un uomo a proposito di una mappa. Eccoci qua. La nostra avventura continua all'avamposto Plunder. Dammi a me. Ok. No, ma guarda, ci sta una torre, guarda. Cosa che c'è? Una torre, davanti a te. Una torretta dell'acqua. È sempre stata. Adesso non ci suggestioniamo, per favore, signori, eh. Ma allora, bisogna andare al plan. Eccolo qui, trovato. Venite. Dove? Qua. Ecco. Beh, le cose sono fatte interessanti. Ramsey si è ricordato degli sproloqui di un vecchio marinaio ubriaco che ha navigato troppo vicino al Devil's Shroud, la zona vulcanica. Il vecchio sosteneva di aver intravisto un'isola luccicante, l'isola che cerchiamo noi, quella d'oro.
dove anche il terreno sembrava fatto di gemme e metalli preziosi. Minchia, El Dorado era un mito per gli spagnoli, quest'isola messicana piena d'oro, El Dorado. C'è anche stato un cartone su El Dorado. Sembra impossibile, ma come direbbe Ramsey, è solo un modo per descrivere qualcosa che non abbiamo ancora visto. Alle prime luci partiremo per trovare quella Shroud Breaker. Se queste Shores of Gold sono vere, è l'unico modo per raggiungerle. Dovrei tornare nel mio letto e cercare di dormire. Da adesso sarà il diario di viaggio di Ramsey a narrare la nostra storia. Ecco, come continuiamo? Il diario, adesso serve il diario di Ramsey. Quello che abbiamo noi, di chi è? Non è che questo è il diario di Ramsey, questo è il continuo. Esatto. Ok. A quanto ho capito, praticamente si continua col libro di che abbiamo già. È affondato insieme alla nave. Quindi noi dovremmo andare a nord di Crooked Mast e cercare sotto nei fondali il diario. Ma sì, è vero, ma sì, ma infatti, cioè, questo culo qua a trovare il tasto, queste cose qui, trovare il tasto, il logo del cinghiale, l'hanno già fatto loro. Hanno già preso tutto, hanno già preso il diario, è inutile rifare il loro percorso, non c'è nulla. Vedi, ce lo dice ancora a pagina 7-8. Ci siamo posizionati nelle acque basse di un'isola non segnata sulla mappa. Le guglie frastagliate di Crooked Mast a prua, Old Crooks Hollow a poppa. Quindi la mappa, guarda. Allora, le guglie frastagliate di Crooked Mast davanti alla nave, wow. E Old a poppa. E lì c'è l'isola dove c'è il tesoro, wow, dove invece. c'è gli è caduto il tesoro. Il diario di bordo affondato insieme alla nave, senza. Allora, siamo posizionati. Allora, calma. Le guglie frastagliate di Crooked Mast a prua. Allora, dov'è Crooked Mast? Le guglie frastagliate. Quali sono le gruglie? Sarebbero gli scogli. Sono quelle lì? Gli scogli. A prua. Cava, l'isola non segna sulla mappa che sta qua in mezzo. E Old Crooks Hollow a poppa. Dov'è Old Crooks Hollow? E allora sì, è lì, è quella zona, quelle zone cerchiate. Aspetta, giù di lì. Aspetta, old Crixon. Sì, old 13 N13, oh, andiamo lì. Dovrebbe essere giusto, ragazzi. Dobbiamo proseguire da lì. Minchia, che fatica. Nord-est. Allora, vedi. Oppure stanno rileggendo bene il libro. Allora, loro volevano andare all'isola Shores of Gold. Avevano una pista che hanno chiamato Shroud Breaker. Gli antichi riuscivano a raggiungere le nuove isole attraverso le nebbie con quella Shroud Breaker. È qualcosa all'interno di un forziere. L'hanno trovata sta Shroud Breaker. Naviga verso luoghi segreti, usa il totem, prendi la Shroud Breaker, bevi Shores of Gold, bevi. Se non era un grande scrittore. Poi gli hanno fatto un'imboscata, la Burning Blade. E siccome avevano paura perché aveva dei cannoni della Madonna, hanno buttato il forziere in mare, dicendo il diario di bordo ci aiuterà a ritrovarlo. Perché si sono segnati dov'era sto maledetto sto forziere. Sono scappati dove stiamo andando adesso. Lì sono affondati perché la nave li ha affondati. E il diario di bordo è affondato insieme alla nave. Quindi noi stiamo andando lì per trovare il diario di bordo. E leggendo il diario di bordo troveremo dov'è il forziere. E trovando il forziere troveremo dov'è la Shroud Breaker, che è all'interno del forziere. E troveremo la fottutissima isola piena di soldi. Questa è la storia. Ok, ci siamo, l'abbiamo capita, no? Cava, sto facendo un po' di fritto, un pezzo. Ma fritturina me la mangerei tanto volentieri, guarda. Io comunque ho ancora Jimmy qua, Cuciniamo Jimmy, no? No. Raga, eccola. C'è un'isola? Tra nord e nord-est ci sono delle scogli. Ci sono delle palmette. No, non là. Tra nord e nord-est. No, è quella lì. No, è quella, fidati, è quella. Non è segnata quella piccola, quella lì piccolina. Vedi, se... Allora. L'isola dove è affondata, sono isolette piccoline con tante palme. Le rocce di queste. Le guglie frastagliate sono quelle, le vedi? Le vedo da qua. Di Crooksolov, e poi qua in quelle tre là sono le guglie frastagliate. Quella lì è Old sto cazzo. Chi è questo con questi tatuaggi si è messo davanti? Minchia, sono emozionato, ragazzi, mi viene un po' da piangere.
Guardate un po' se sono segnate queste isole. No, non sono segnate. Ok, allora sono loro sicuro. Qui c'è la nave affondata. Altro pesce, chi lo vuole, pesce cotto? Ma sempre a prendere pesce questo. C'è anche la scialuppa, c'è anche la scialuppa. Perdona, qua dice 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sono queste le isole, ragazzi, sono queste. La nave è segnata affondata. È segnata affondata. Ci sono ci stanno, dall'altra ci stanno parte. I detriti qua. No, fidati, lo so dov'è. Guarda. Ecco, l'ho trovata, cavolo, l'ho trovata. E dove sei? Da che lato sei? Dall'altro. Qua, qua, mi vedi? Aspetta, adesso esco e spado un colpo. Di lì. Sei sulla sinistra. Vedendo il disegno, sei sulla sinistra. Ah, vedendo della nave. Eh sì, bravo, bravo, è lì, è lì, è lì. Guarda, ecco, se guardi il diario è lì. Sì, sì. Vedete come sono fatte le isole? Ecco, l'ho trovato, cavolo. Aspettami, trovato. Aspettami. Cavolo. Aspettami, porca puttana. L'ho raccolto, l'ho raccolto. Pagina aggiunta alla storia. Voglio vedere com'era. No, me l'ha tolto. Cioè, stavano qua, l'ho raccolto. La Shadowbreaker sul cammino di una leggenda. Stiamo facendo. Fede. Eccola, sì. Era lei, quanti se pesci? Se ti ricordi, qua siamo venuti per la missione. Sì, ce l'avamo già venuti per qua. Cavolo, è continuato. Ma Magic's Wings si chiamava così. L'hai trovato qui su questa sedia? No, sul tavolino. Sul tavolino. Buono, buono. Cava, hanno aggiunto delle pagine alla storia. Bene, bene, sì. Bene. La storia sì. Hanno aggiunto. Oh, hanno aggiunto il il diario di bordo. E questo è, ragazzi, il diario di bordo è quello che ci serve per trovare il forziere sott'acqua, per trovare l'isola. Cava, decifriamolo allora. Il diario di bordo, mettiamo quello che ci serviva. La parte sud di discorso. E grazie a questo diario che loro potevano trovare dove hanno messo il forziere. Perché stiamo cercando un forziere sott'acqua, signori. Ok, Cava, allora andiamo sulla mappa. Andiamo allora, sulla mappa. Ora sono le Magic. Allora, questa era la nave. Gettiamo l'ancora nella parte sud di Discovery Ridge. Il capitano è arrivato a riva. La Burning Blade scappa. La Burning Blade, scappiamo verso est. Vedete, questo è il combattimento che hanno fatto con quella nave infernale. Dobbiamo inseguire questa qua. Ok, aspetta. La Burning Blade, perché l'importante è dove hanno buttato il tesoro. Passata un'isola fortificata a tribordo, modificata la rotta verso nord. Forziere lanciato in mare a sud di una piccola isola. Ora ci si dirige a est. Passiamo un gruppo di isole, la Burning Blade ci segue. Sta recuperando, presto ci raggiungeranno. Allora, noi ci interessa da 7:12 alle 7:34. Allora, gettiamo l'ancora nella parte sud di Discovery Ridge. Ok, metti il punto. Okay. Esatto. Poi, la Burning Blade, scappiamo verso est. Stanno per inseguire. Verso est. Vanno di qua. Vanno verso destra. E dicono: passata un'isola fortificata a tribordo. Tribordo è la destra. Quindi passano a destra. La passano a destra Lost Gold Fort. E quindi poi vanno a nord. Esatto. E è modificata la rotta verso nord. E quindi vanno a nord. Forse è lanciata in mare a sud di una piccola isola. Ecco, Chicken Eyes. E Chicken Eyes, sì, è lui, è lei. Andiamo. È lei, sì, è lei, assolutamente lei. Sud-ovest. Ottimo, ragazzi, ma siamo troppo bravi. Le triglie armate sono i migliori pirati del mondo. Vai, stavolta bravo. Ho digerito il sigarino, scusate. Vento, abbiamo anche il vento tutto a favore. Ragazzi, i venti sono a favore. Gli dei sono a nostro favore. Andiamo e troviamo quel cazzo di forziere. Stiamo? Saremo quasi arrivati. Togliatemi la villa centrale. Ci siamo, ci siamo, Qual è Chicken Isle? Per te l'acqua è un bagnato. A sud di Chicken Isle. Quindi qua. Io qui non credo ci possa essere nulla. Ci sta l'acqua bagnata. Grok? Ok. Trovato, raga. Eccolo, ho trovato quello. Dov'è? Eccolo! Qua, dove sta la luce? Oddio, fammelo prendere a me. L'avete già preso, siete dei sciattoni di merda. Sulla nave, dove
Andiamo nella cabina del capitano. Aspetta. Togli il cappello del cavolo. C'è un berretto marcio. Ah, mettilo qua. Mio Dio, aspetta, è girato male. Ecco, bravi. E cosa c'è dentro? Una sega? Ah no. No, ragazzi, chiudete. Bravi. Ho preso una cosa. Ottimo, nuove pagine di diario. Cosa hai preso? Lo Stormbreaker. Totem dello scarabeo. Voglio fare lo screen. E lui ce l'abbiamo. Altre pagine. Guardiamo, leggi. Sono isole. Lo scarabeo della grotta. È quello che ti ringrazio. Mano cava. Crocs Hollow, Snake Island. Ok. Lo scarabeo della grotta si nasconde vicino alle lacrime dell'isola. Ah, ok, ho capito. Crocs Hollow, raga. Aspetta, cava, dai. Aspetta, le lacrime cos'è? La lacrima è una fontana. È una cascata. Una cascata. Sì. Allora, la cascata Crocs Hollow è qua. Sì. In questo punto preciso. Sì. L'entrata ce n'è una di qua. Una di là. E una di qua. Sì. Ah, cava, guarda che puoi fare questo portiere. Ci puoi mettere la roba dentro, guarda, c'è il cappello, la roba. E poi chiudo. Quindi dobbiamo andare a Crocs Hollow e questo ci darà l'accesso. Sì, allora dobbiamo andare a mettere quella cosa lì a Crocs Hollow e ci dirà dov'è l'isola del tesoro. No, non lo metto lo scarabeo della grotta si nasconde vicino alle lacrime dell'isola. Lo scarabeo della grotta. Lo sa lo scarabeo, cava? Il primo forziere dopo un anno e mezzo. Tu Sea of Thieves che puoi aprire tu e non devi far aprire a un altro. Questo è meraviglioso. Dobbiamo andare a est, tutto a est. Ok. Qualcuno ce l'ha il cazzino lì, il coso? Come si chiama? Il shadow coso? Ce l'hai? Ok. Andiamo a mettere quel coso. Aspettatemi, mi sono un attimo dietro. Guarda, aspettiamo tutti, appena arriviamo aspettiamo tutti. Ma non vi vedo, dove state? C'è il forziere che piange? Dove sei? Dove sei? Penso che sono. C'è un forziere che piange. Sì, voi dove siete? C'è la musica particolarissima qua, No, si è tu, guarda. Ullala. Guarda, cava, c'è rimpianto. Non metterlo ancora, aspetta. Ma non c'è le gire. È qui da mettere, è qui. Dove? Sei una chiave per sbloccare. Merda, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Dai, fallo fare il cavo, dalla cava. È uguale, chi lo vuole fare lo può fare. Io. Fermo, cava. Fallo fare cava, io. Cava, serve? È arrivato il momento, ragazzi. Vai. Facciamo una bella scena. Parti da là, parti da là, tutti in silenzio quando c'è la musica e arrivi a metterlo. Arrivo io che suono. Allora, Fede deve levarsi, però. Vieni, vai. Sei incastrato. Oh, minchia. Cos'è sta roba? C'è una mano qui. Oh, cava, ruota il blocco. Vuoi ruotare? No, aspetta, è un indovinello. Piano è tutti. Piano tutti. Aspetta. Dobbiamo fare una mano. Ci sta sfuggendo qualcosa, signore. Aspettate tutti! Guardate l'altra pagina, sono dei segni. Vabbè. Spostiamoli contemporaneamente. Aspetta. Contemporaneamente, e vabbè. Sì. A 3, 2, 1, via. Non si è una vita. Vuoi un pesce? C'è da accendere la roba! Ah, mannaggia! Attenzione! Si riempie d'acqua! Indiana Jones! Ah, inserisce soluzione! Veloce che si riempie tutto d'acqua! Siamo morti se no! Ah, aspetta! Questo! Poi. Gli omini! Con due spade, vai! Poi, quello grande con due spade. Ok. Eccolo. È così? Premi.
È sbagliato, secondo, ragazzi. Secondo, le onde. Onde e omino. Gira, pezzo onde. Di merda. Ecco, il rosso. No, è sbagliato questo. Onde, omino. Vai. È sbagliato, siamo nella merda tantissimo. L'ultimo. Vai, allora. Il gruppo di ometti. Vai. Questo. Premi. È giusto. Si è chiuso dietro. Ok, si è aperto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma c'è qualcosa qui. Guarda. Leva distance in mezzo alle palle. È un disegno. Leva sta spada. Richiede i medaglioni della cripta. Ma dove sta scritto? Abbiamo rischiato di morire annaffiati qua. La cripta degli antichi. Abbiamo fatto, però adesso si è... Guarda cosa è successo qua. Per continuare bisogna... Ma aspetta, vedete cosa vediamo? Vediamo quella statua? Vediamo dove sono i medaglioni! Guardate, ce n'è uno vicino alla statua. Uno vicino alla statua del... Lo vedete? Quell'esagono lì. È il medaglione. Sta qua fuori, cava. Sta qua fuori. Vieni qui a sinistra. Mica, mi sento un bambino di 3 anni, a Natale. Eccolo, cava. È qui. Eccolo qua, è giù di qua. Forse c'è da scavare, eh? Sì. Sì. Medaglione della cripta. Vai, lo vado a mettere. Grande. Vai, cava, valla a mettere. Grande, cava. Meno male che l'ho visto. Ce ne sono uno, due, tre. Ah, forse cambia. Mo ne metti uno, poi ne metti un altro. Ma altro indovinello, occhio. Magari si riempie d'acqua di nuovo, eh? Vicino alla cascata, la cascata. Ah, no, ok. Ho capito dove è esterna, quell'esterna. Sì. Occhio di scheletri. Oddio, ma sono giganti, che scheletri sono? Li hai visti, cava? Sono incazzatissimi. Posso? Mannaggia, oh. Dai, ne mettiamo una terra. Io in realtà ho trovato quello là di cava, però ho messo qua. Ok, vai il prossimo. Belli sti misteri. È l'elefante qua fuori sarebbero. C'è una faccia, ragazzi. È di fronte a una faccia. È quello sulla spiaggia. Mamma, come qui partono è... tantissimi. Qua, solo alla destra, ci sta una faccia. No. Cos'è sta musica? Non l'ho capito, sono spaventato. C'è una musica brutta, puttanassa. C'è un boss. Che paura fottuta. Che buio c'è ora? È venuto un buio allucinante. Sì, ragazzi, è in alto, sì. Ragazzi, è in alto. Eccolo. Occhio. Ah, qualcuno c'è scritto. Cava, guarda che scheletri ci Ma sono bruttissimi sti scheletri. Con le gambine. E sono scandelati. Sì, non lo piglio il medaglione. Raga, prendete il medaglione e lo portate. E lo portate qua alla caverna. Perché ce l'hai? Ce l'ho io. Okay. Vabbè. Lo mettiamo insieme. Io te lo passo e tu subito lo metti. Olè. Attenzione. E si apre. Occhio. L'oro azteco. Ma madonna, che giattoni di me, cos'è? Lupin Shroud Breaker, eccolo qui. È lui che ci fa trovare l'isola. La grande avventura inizia. È lui che ci garantirà di trovare l'isola del tesoro. È quello che ci fa vedere attraverso la nebbia. Però un attimo, voglio fare fammelo vedere. Lo mettiamo, ci sediamo. Torna dal personaggio misterioso. Abbiamo finito. Non lo prendete. Mio Dio, scusa, volevo toccarlo, scusami. Raga, anche io lo voglio. Che bello è! Arca vacca. Facciamo la foto di gruppo. Che è sta musica? Boss. Sì, sono incazzatissimi. L'uomo delle candele. Ma questo che cos'è? Così strano. Secondo me questi sono l'opposto di quello là della notte, perché questi sono più forti di giorno.
Perché c'hanno le candeline? No, questo qua. Al limite, ragazzi, se ho bisogno mi mangio Jimmy, io lo dico. Questo qua di cristallo, vedi che riflette la luce, perché non c'è più forte di te. Ce l'avete il coso? Ci dà la ricompensa. Oh merda! Portami in nave, portami in nave, portami. Portate il manufatto nella nave, sì. Quello prende la scialuppa, ma vieni a nave, piedi. Ok, buono, allora ci siamo, ragazzi. L'avete preso? Dov'è il coso azteco? Basta che ce l'abbiamo. Dobbiamo andare a qualsiasi posto e vedere cosa succede. Apri, apri. Non l'ho preso io. Posiziona. Ragazzi, avamposto Ancient Spire. Tutto qua. Raga, però una cosa veloce. Sud-est. Secondo me ci insegue qualcosa, ve lo dico io. Questa musica non è buona. No, se succede. Ma chi è che ha messo una coppetta lì? Io l'ho messa. A me piace quelli là con le scaglie tipo di cristallo. Raga. No, il Kraken! No, no, non ci voleva! Aspettate, ce l'abbiamo lasciato. Cazzo! Non possiamo perdere il pezzo! Mannaggia! Sparate a qualcosa, sparatelo! Ottimo, ottimo! Mannaggia, mannaggia! Hai bisogno di una mano a riparare? Ok, ci siamo, si è staccato. Raga, pure il rapporto dovete mettere. Ci stanno. Io sto scannonando ma non lo prendo. Ah, ecco. Secondo round vuole sto maledetto Kraken. Anche prima c'è stato. Anche prima ha provato ad affrontarci. Magari è il nostro tesoro azteco che li attira. Si è attaccato lo stronzo. Occhio che si è agganciato. Bisogna sganciarlo subito. Sta buccando tantissimo. Merda. C'è anche il megalodonte. Ma che è la riunione? E anche gli scheletri. Ve lo dico, è quello che abbiamo addosso noi che porta Scalonia. E ve lo dico, sì. Mi si vuole succhiare. Vabbè. Posso prendere la scala? Ok, raga, siamo usciti. Voglio massacrarlo sto coso. Siamo usciti, basta. Ok. Occhio a sto cazzo di megalodonte. Ci
cazzo sta ancora? È andata, ragazzi. Il Kraken è andato. Mettilo vicino all'ancora, così sicuro si prende se c'è dove andare. No, il pollo è bruciato. Mannaggia la puttana. Ci siamo, avamposto Plunder. Ma questo mi sta pescando. Cosa sta facendo, dottore? Perché c'ha il braccio tutto storto? Ma sta bene? Poverino, guarda come soffre. Cos'è sta musica? Il megalodonte! Megalodonte? Il minchialodonte! Vediamo che non c'è la mia. È dietro di noi. Basta che vai in fine. Arriva, arriva, incazzatissimo! Siamo arrivati, siamo arrivati, scusi. Aspetta, lo aggancio, lo aggancio. Vai, io mi porto un pesce, aspetta un po'. È sparito, si è despawnato perché si è arrivati all'avamposto. Se no lo agganciavo con l'arpione. Nudge. Sta qua, sta qua. Ah no, non c'è stato più. L'ho nascosto perché so che voi, maledetti ruboni, lo volevate usare, prendere. Mani buone. Voi manigoldi. Ok signori, abbassare l'ancora tra 5, 4 e 3 e tara 2 e tara 1. Un attimo, un attimo. No, ma perché? Vabbè. Ok ragazzi, andiamo, andiamo, venite. Vai, vai. Ora mi ammazzano le sue. Non parlare col tipo, vediamo cosa da dire. Ha scritto il viaggio è inizio, no, il viaggio è... scemo, dai, scemo. Dai a... dai Shroudbreaker. Non dice niente. Gli ho dato. Non mi ha detto un cazzo, amici. Gli ho dato. Amico. Amico? No, sì. Ah, mi brinda! Ah, stronzo? Oh, gli ho dato lo shroud minchio, eh! Ma va... oh, oh! Non mi prende per il culo, eh! Ma cosa brindi? Oddio mio! No, si è buggato, non dimmelo, perché io piango, no? Non lo faccio un'altra volta, eh! Non mi parla più, non mi dice niente! Infatti non ti dice manco. Ma perché abbiamo cambiato server e si è buggato, fidati. Sì. Sicuro. Yeah, ma 30 secondi prima, madonna, mio Dio. 20 secondi prima di consegnarglielo abbiamo cambiato server e si è buggato. Sicurissimo, guarda, non ho dubbi. Come continuava la storia? Chi lo sa? Non lo so. E niente, dai, tirando un po' le somme, amici carissimi, grazie tanto per tutti quelli che hanno guardato questa avventura. Un ottimo Sea of Thieves, devo dire. Ottimi aggiornamenti, un Sea of Thieves che mi piace parecchio, così com'è e così come lo stanno facendo diventare. Queste storie e la modalità arena sono secondo me aggiunte preziose in un gioco che rischiava di diventare estremamente monotono, che lo è stato per quanto mi riguarda per molto tempo. Sono cose che avrei voluto vedere dal day one, ma comunque fa piacere vederle adesso, va benissimo. Peccato per i bug, perché come vedete abbiamo perso delle ore per di fatto nulla, in quanto la missione non ce l'ha data buona. E mi toccherà rifarla per sbloccare le altre. Comunque vabbè, comunque è stata una bella avventura lo stesso. Ecco, diciamo che un Sea of Thieves che va in questa direzione, secondo me è un ottimo Sea of Thieves. È qualcosa che può diventare un gioco molto più ricco e completo. Ovviamente questo è il mio onesto parere, ci mancherebbe altro, ognuno c'ha il suo. Comunque grazie quindi a tutti quelli che hanno giocato con me, grazie a voi che avete guardato questa live. Spero vi sia piaciuta, sarà un piacere immenso portare portare Sea of Thieves di nuovo in live e far vedere tutte queste storie e ancora un po' di modalità arena. Queste Sea of Thieves lo porteremo sia su Twitch che su YouTube. Qualora lo portassimo su Twitch, quelle volte che lo porterò su Twitch, le registrerò come ho fatto oggi per poi portare la parte su YouTube.